Oro più la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in Via Emilia 109. Dottoressa Zaretti, buongiorno. Il centrodestra non è al governo della città in questo momento, ma siete costantemente al centro degli attacchi dell'opposizione. E se mi permette, eh, credo che un pochino sia anche lei per prima a provocarli. È una tattica oppure una sorta di campagna elettorale non dichiarata? Oppure, per citare proprio una rubrica di GiappTV, sono pensieri spontanei? Assolutamente i miei sono pensieri spontanei, non mi sembra di stuzzicare nessuno. Io eh, se al limite si parla eh, di quello che posto su Facebook sono eh proprio emozioni, sensazioni e il mio modo di vedere la città come la vorrei, come la volevo e come spero di riuscire comunque a realizzare. A proposito di post Facebook, lei di recente ha pubblicato un'immagine di una Voghiera in festa commentando Ecco com'era Voghiera con me. Ecco con lei Voghiera com'era, com'è oggi con il commissariamento secondo lei e come sarà nel caso la giunta di centrodestra non dovesse tornare a Palazzo Gunela? Non posso fare previsioni sul futuro, posso solo dire sicuramente qual era il mio impegno e qual è stato in questi mesi in cui ho avuto anche la delega al commercio e secondo me era molto importante averla insieme alla cultura perché mi avrebbe dato modo comunque di costruire un percorso condiviso anche con i commercianti mettendo insieme culture ed iniziative di rivitalizzazione del commercio. E eh, credo che i, mh, le iniziative che sono state quasi prodromiche, eh, quelle svolte come assessore alla cultura, abbiano indubbiamente dimostrato che la città rispondeva e ha risposto. Tant'è che eh, sia Voghera Sotto le Stelle che Boricinela, che Liria Castle che La Notte Bianca hanno visto letteralmente il centro storico invaso di gente, e la maggior parte vogheresi che sono tornati ad uscire e a vivere la propria città. Durante questo periodo è chiaro che il commissario prefettizio privilegia, ma per motivi proprio di sua funzionalità, di sue funzioni, l'ordinaria amministrazione. Devo dire che però mi sembra che sia anche ben predisposto nei confronti della città, dando spazio anche a chi eh, ne ha le capacità e la volontà eh, di comunque collaborare. Ecco, a proposito di eventi, parliamo dell'assenza. Lei si era detta molto contrariata a questo ridimensionamento della, della fiera dell'ascensione voluta dal commissario Pomponio, commissario che però durante un incontro con cinque eh, capigruppo consiglieri comunali dell'opposizione ha precisato che al momento dell'insediamento ha trovato un orientamento ai tagli dei costi della fiera voluto proprio da voi, proprio dalla Giunta Barbieri. Che tipo di tagli erano? No, il discorso è molto diverso. Allora, eh, ci si avvicina all'approvazione del bilancio, eh, si eh, fanno delle valutazioni, è, una, è in itinere il percorso. Questo commissariamento ha eh, tranciato di netto la nostra possibilità di lavorare e quindi costruire un percorso che individuasse. Eh, come uh, strutturare le azioni utili e uh, indispensabili appunto per uh, portare avanti quello che era, uh, erano anche uh, le, no, le abitudini della città, come anche l'ascensione. Per spiegare bene ai cittadini di che cosa stiamo parlando, Pierrezzo Ghezzi ha pubblicato su Facebook un lunghissimo post, un lungo comunicato dove ha preso a campione insomma alcuni di quelli che lui ha definito dei, dei problemi creati alla città da parte del centrodestra. Comunicato che tra l'altro secondo me non dico che l'ha fatta arrabbiare, ma l'ha fatta un pochino. Dispettire. Per cominciare si parla di pre e post scuola. La giunta Barbieri sostiene il PD ha scritto ai presidi che nel 2016-2017 il servizio comunale sarebbe stato sospeso. Come saprà, lo scorso autunno era stata organizzata una raccolta firme proprio per sensibilizzare su questo disagio. Molto interessante, molto interessante. Eh, se io vado in Piazza Duomo giorni di mercato o eh, giorni comunque di importante affluenza, faccio una raccolta firme, sono sicura su qualsiasi cosa. Vi assicuro che Posso arrivare anche a 500 firme, magari anche a 1000, dipende dall'impegno che ci metto eh, nel proporre questa nella necessità di queste firme. Torniamo invece a dei discorsi seri perché tra raccogliere le firme e proporre delle operazioni che abbiano una reale possibilità di attuazione c'è di mezzo al mare. Quindi parliamo di operatività. Eh, il pre-post scuola era nella, in pancia a Louser. Lauser a un certo punto non ha più potuto eh, realizzare il servizio per motivi propri interni. Eh, ero assessore alla scuola io. Sono riuscita con lunghe trattative a impostare un accordo con l'Università di Pavia, Facoltà di Scienze Motorie, affinché i giovani eh, studenti eh, come stage eh, facessero e fornissero questo servizio. Questo per andare incontro a una richiesta fortissima da parte delle famiglie e per andare incontro anche a eh, una mia personale volontà di dare anche un'opportunità operativa ai giovani universitari vogheresi. Il servizio è chiaro che era un servizio che ehm, andava controllato e seguito eh, con costanza. Eh, L'anno scorso eh, non ero assessore io, comunque sono state verificate alcune criticità, eh, c'è stata forse una, una lettera preliminare mandata ai dirigenti, non da me, quindi io eh, onestamente non posso eh, parlare di questa lettera, però eh, la volontà Comune della nostra amministrazione era quella di riuscire a trovare una soluzione che comunque andasse incontro a quelle che erano le eh, richieste delle scuole e delle famiglie e naturalmente a quelle che erano le possibilità operative di chi eh, forniva il servizio. Siete riusciti? Eh, non abbiamo avuto tempo, è stato commissariato il comune quindi noi non abbiamo avuto tempo neanche di verificare se era possibile trovare una soluzione. Ghezzi cita anche il tema sicurezza, lei lo conosce bene definendolo allo sbando. Eh, lei che è stato assessore, riusciamo anche in maniera statistica a dare un dato ai cittadini per capire proprio statisticamente se in città i reati sono aumentati e diminuiti negli ultimi anni? Io uh, so soltanto che ho parlato con... Uh... Responsabile della sicurezza vogherese, che condividevano quello che era il nostro percorso per garantire maggior sicurezza alla città. E io sono la prima che dico che abbiamo iniziato ad avviare delle, uh, delle azioni. e Lo sapete anche voi che comunque l'illuminazione in piazza San Bovo e l'illuminazione in piazzale Marconi sono iniziative che ho, ho avviato io come assessore ai lavori pubblici. Ogni ITER si, uh, si è bloccato e uh, anche prima che fosse bloccato in maniera eh, naturalmente eh, netta dall'arrivo del commissario. Eh. Tutte queste situazioni di uh, continui uh, ricorsi, continui uh, stati d'ansia, eccetera, è chiaro che hanno creato anche dei disagi a chi amministrava. E su questo, nonostante tutto il nostro impegno, è chiaro che se devi portare avanti un percorso devi avere il tempo per farlo. Il tempo non ci è stato dato per adesso. Velostazione Sportello Giovani Infopoint, vale lo stesso discorso oppure sono dei fallimenti della Giunta? La velostazione sta aspettando, io non so perché adesso è commissariato il comune, quindi io non so come stia andando. La velostazione stava aspettando le biciclette e l'avvio di quella che era la sua, la sua operatività. Da parte dell'amministrazione provinciale, quindi se la velocizione si trova ancora non operativa, eh, si rivolgano alla, ai loro colleghi dell'amministrazione provinciale, non a noi. Tra le altre cose di cui il centrosinistra l'accusa, quella di essersi presentata all'inaugurazione di alcuni supermercati. A Memoria me ne viene in mente uno, che è quello della Coop di Viale Martiri della Libertà. No, Un'altra cosa. Cioè, eh, adesso, a parte che la Coop da che mi risulta? È anche affine, così diciamo pure ideologicamente, da quel che mi risulta eh, a quello che possano essere il pensiero politico dell'opposizione. Ma eh, come amministratore io vado all'inaugurazione eh, di ogni attività commerciale che viene aperta nella nostra città come amministratore. Poi se sempre, ci sono sempre anche gli altri, a me fa solo piacere. Quando non vogliono venire non vengano, però che eh, anzi, ho visto una. Non presenza proprio in quell'occasione, quindi non, ma di questo io non, non dico niente a nessuno. Voglio... Quindi lei non si è pentita di aver presentato questa inaugurazione. Ma io ma assolutamente no anzi voglio dire che oltretutto la COP dà lavoro a tantissime persone e tantissimi vogheresi quindi tanto di cappello a tutte le attività che danno lavoro. Nelle scorse ore un gruppo di cittadini attraverso GiappTV ha denunciato la cattiva abitudine di molti cittadini di circolare con le biciclette sui marciapiedi della città. Quando eh, siamo stati eh, eletti noi per la prima volta l'assessorato ai lavori pubblici aveva a disposizione diversi milioni di euro. Quando mi sono trovata io quest'anno a eh, in mano all'assessorato eh, dei lavori pubblici si parla di neanche un milione di euro più o meno. Capite la fortissima differenza tra la possibilità di realizzare opere pubbliche e, loro, e prima c'era anche la possibilità di accendere dei mutui, cosa che oggi l'amministrazione comunale non ha più. Eh, la fortissima differenza sta che nel soltanto riqualificare un piccolo tratto viario eh, bisogna comunque utilizzare fondi per qualche centinaio di migliaia di euro. Eh, noi avevamo in piedi, infatti con il mio assessorato abbiamo presentato in regione un progetto per eh, una pista ciclabile, per realizzare una parte di quello che è il progetto di piste ciclabili nella città. Eh, doveva andare dalla stazione, fare via Don Minzoni, fare corso 27 marzo eh, via Tortona. Adesso dico questo. Io i lavori pubblici eh, li avevo presi da pochi mesi, eh, sicuramente c'era in uh, progetto di portare avanti la realizzazione di una sostenuta uh, pista ciclabile in città. E, mh, cosa volete che vi dica? Porta la tua azienda in questo video. JapTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 2245117 o scrivi a spot@japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.